Non c'è stato il tempo di godere dell'impresa di Agnone, che c'è subito da pensare al Tolentino, che tra l'altro ha fermato in settimana la rincorsa del notaresco. Bitetto e Mosconi si dispongono a specchio, 3-5-2 per parte, nel Giulianova manca De Cerchio appiedato, nei marcheggiani non c'è Tizzi, ma Mosconi fa quel che può per rimediare un po' di turnover. Avvio di chiara marca giallorossa che pigia subito sul pedale del ritmo, mettendo in difficoltà e sorprendendo i marchigiani. Al 14esimo calcio di punizione dal dischetto del calcio d'inizio, palla a caso che pesca Barlafante in area, per il quale la voglia di pallonetto è davvero ghiotta e non se la lascia scappare. Cremisi fermi e sfera in rete. 1-0. Vantaggio assolutamente meritato, e da questo momento Tolentino col cambio di marcia. Al 22esimo calcio d'angolo di Conti, che attraversa pericolosamente tutta l'area a mezza altezza, sicuramente pericolosa se qualcuno avesse impattato la sfera. Al 35esimo marchigiani vicino al pari al termine di una bella azione di attacco, Cicconetti per Severini, gran diagonale fuori di poco, Tolentino pressa e Giulianova in contropiede come in pieno recupero. Al 46esimo, quando reclama un calcio di rigore in area per uno scontro fra Paudice e il portiere Dupuy, per Kovacevic e simulazione, tanto che ammonisce l'attaccante giuliese, ma i dubbi restano. Ripresa che si apre con il destro di Severini, che viene deviato in angolo, ma sfiora il palo dall'angolo, il colpo di testa secco di Strano, che però è alto sul legno traverso. Minuto 11, contropiede Giulianova, Barlafante per Paudice, che salta anche il portiere ma che non inquadra inspiegabilmente la porta e si divora letteralmente il raddoppio. Quarto d'ora, doppia, clamorosa occasione, botta di Massetti, deviazione base del palo, raccatta Tipaldi per Barlafante, sponda, danna di testa, Dupuy blocca in due tempi. Gara assolutamente avvincente, il Tolentino non si arrende, ma il Giulianova non è da meno. Ecco la prova, al 27esimo Cipriani calcia in area, sponda di Paudice, mezza forbice di Barlafante e palla nel sacco, 2-0, gol e applausi. Rete che ammazza il risultato ma non la gara, che rimane sempre tesa e intensa, di cui al termine niente altro. Prima vittoria casalinga, bella e assolutamente meritata per gli uomini di Bitetto. Mister, gara assolutamente meritata ma anche una gara davvero intensa e bella. Sì, è stata una bella partita fatta da noi sin dall'inizio. Abbiamo portato pressione, abbiamo rubato palla, siamo ripartiti, abbiamo fatto gol, ne potevamo fare anche altri, poi addirittura altre situazioni dove abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, per cui è stata una partita che ci fa credere sempre di più di poter risalire questa classifica. Non so dove arriveremo, però noi ce la metteremo tutta. Giulianova con la rabbia negli occhi, che ha rischiato forse solo dopo il primo gol, ma ha tenuto bene, ha tenuto, poi nella ripresa ha saputo giocare in contropiede e ammazzare la gara in maniera direi davvero impagabile. Sì, abbiamo fatto tutto, cioè, nel senso che abbiamo giocato corto, abbiamo giocato lungo, ci siamo difesi quando era necessario, abbiamo attaccato in velocità come nelle nostre corde la difesa avversaria, e questo ci fa sorridere tutti, ci fa sorridere perché ovviamente una prestazione come questa ti dà una maggiore consapevolezza di quello che è il lavoro che stiamo svolgendo e che dobbiamo continuare a svolgere. Voglio metterla in difficoltà, era calcio di rigore? Ma non lo so, guarda, adesso è tutto in secondo piano, questo forse c'era, forse non c'era. Io ho rimproverato lui, per esempio, che ha voluto, cercato di superarlo, no, il portiere, perché se fosse andato addosso, secondo me, sarebbe stato ancora più netto. Mister, sì, Giulianova ha vinto 2-0, ha meritato, io devo fare i complimenti alla sua squadra, perché è stata sempre sul pezzo, è stata assolutamente, al di là di alcuni episodi,
Mi pare anche che dopo l'1-0 abbia aggredito ferocemente il Giulianova, e questo è merito anche di un allenatore che sa trasmettere in certi momenti una forza, un'aggressività che ogni tre giorni, ogni quattro giorni non è facile. Bravo, ti faccio i complimenti perché hai dato una lettura da giornalista professionista. Grazie. Noi sinceramente eravamo partiti bene, dopo l'episodio del gol ha indirizzato un po' la partita, la squadra ci ha provato. Soltanto in queste situazioni uno può fare qualcosina in più, invece bisogna averci il pensiero facile. E loro dopo sono stati bravi sulle ripartenze, ma su ingenuità nostre. Purtroppo ogni tre giorni si paga, abbiamo pagato oggi, però abbiamo l'ultimo step e poi vediamo. Però la squadra, anche nelle difficoltà, anche se è una sconfitta meritata, ci ha provato fino alla fine, ha dato tutto. E questo ci deve fare stare tranquilli, perché il campionato è lungo, difficile. Noi eravamo fenomeni quando abbiamo battuto Campobasso, vittorie, 4 vittorie consecutive. Non siamo brocchi oggi, perché Giulianova, con tutto rispetto, è una buona squadra, è una piazza importante. Noi ci dobbiamo leccare le ferite e ripartire con l'umiltà giusta, la determinazione giusta. E le sconfitte, gli episodi negativi fanno parte del calcio. È normale, quando regali un gol su un fallo laterale è un peccato. Però ci sta, questo è il calcio.